facciamo quell'altro? Bravi! Allora, il prossimo pezzo è un pezzo del 1200, che ho ritrovato con il mio professore dell'università, Roberto Barbazzi, l'università di Torino. È un pezzo che narra la storia di una bevanda magica che nel 1200 sarebbe venuta dal futuro, praticamente. È un testo molto semplice che parla di questa bevanda che arriverà dopo il 1200, subito dopo il 1490, qualche anno dopo. Sei pronto, Michele? E one, e two, e one, two, three! Tequila! 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 Grazie! Un applauso a Michele! Grazie! Bis! Volete il bis? Vi canto la canzone dell'estate 2011 che è il bis? Vai! Però tutti insieme. Perché a me mi piace tanto, ma proprio tanto, qui sul palco ci piace veramente tanto, ma proprio tanto, la grazie. Ok, signore e signori, sono quasi arrivati alla fine di questo concerto, mi serve il vostro aiuto per fare l'ultimo pezzo. Allora, facciamo finta, no? Nelle nostre menti, nelle nostre teste, per qualche minuto, facciamo un gioco magico, no? Facciamo finta che voi siete qui al mio concerto, nel 1200. E succede che voi siete qua, avete già visto un'ora di mio concerto, e io ho appena finito di cantare la vostra canzone preferita, quella che voi amate, quella che io ho scritto per voi e voi amate, che ogni volta che sentite vi vengono i lacrimoni dagli occhi, perché voi siete quelli che comprano i miei dischi, che hanno il poster della mia faccia grande così in camera, che leggono cioè con le notizie delle mie sentimentazioni intermenziali. Allora, io ho appena finito di cantare questa canzone e sono girato di spalle, batto le mani, mi rigiro e gli parto un applauso fortissimo, perché io sono il vostro cantante preferito del 1200. Parte questo applauso fortissimo, proprio fortissimo, tanto che io, che sono un po' timido, faccio così con la mano per abbassarvi, e allora poi tutti in piedi, quelli seduti, gli altri ancora più in piedi, stand in ovation, tutti bravo, ancora di più, bravo, ancora di più, bravo, ancora di più.
poi la seconda volta faccio ancora di nuovo così e voi vi acquietate. Faccio così e vi acquietate. E poi vi canto l'ultima canzone del concerto. L'ultima canzone del concerto, finisco di cantare la canzone, altro applauso e lancio i gadget e firmo gli autografi. Va bene? Così facciamo questa cosa finta. Allora adesso prendo il microfono, mi giro di spalle e comincio. Cos'è la scena? No, parlavo per i canzoni. Ah, scusa. Siete pronti? Vai. No. Pronti. Ok! In questa magnifica arena, scusate un po' la fantasia. E ora è arrivato il momento di cantarvi questo ultimo pezzo. È una storia che è capitata veramente a un mio amico. È del 1200. Mi stavo dimenticando. Ragazzi, siete pronti? Sì, siamo pronti. Ok. One, e two, e one, two, three, four. Me compare Giacometto, e cadeva un bel galletto, quando il canta il verso il becco, e il fa proprio innamorare, quando il canta, canta, canta il verso il becco, 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 e il fa proprio, proprio, proprio innamorare. Quando il canta, canta, canta il verso il becco, 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 e il fa proprio, proprio, proprio innamorare. Ma un bel giorno la parona far far festa agli invitati, la che tira col gallo e lo mette a cucinare, la che tira, tira, tira il collo al gallo, 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 e lo mette, mette a cucinare. La che tira, 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 tira il collo, 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 e lo mette, mette, mette a cucinare. Le galline tutte matte, la perdita del ballo, le ravalto dal funaro, dalla rabbia ferma. La valta, 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 calpuraro, aro, aro, palla, rabbia, 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 che le ca. La valta, 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 calpuraro, aro, aro, rabbia, 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 che le ca. Grazie, grazie, Maria. Ora mi siedo sugli scalini, mettetevi in fila indiana e vi faccio gli autografi, perché sono famoso ormai. La roba da Derichi. Uno in fila ad uno. Sì. Non accalcatevi, eh! Diano, non lo spingete! Verso la penna! La lecco, viene uguale? Un segno tangibile! Eccolo qua! Che lavoro duro il mio, ragazzi! Ecco qua! Bene!